la persona entra a livello, diciamo, ha una rinascita, diciamo così, ha una prima rinascita, che è una rinascita nel bardo. Il bardo è uno stato intermedio, ma è veramente una rinascita. La persona, cioè la mente, l'anima, se vogliamo, prende un corpo energetico nel bardo. E il corpo energetico che viene preso nel bardo è un corpo di sogno, quindi la persona entra nel sogno. Quindi molte persone riescono a ricordarsi i sogni, molte persone riescono anche a, come possiamo dire, riescono anche a pilotare i sogni. Ecco che questo è il bardo. Stavo dicendo che il tempo della morte, anche il tempo nel bardo, sono completamente diversi dal tempo misurato, il tempo lineare della vita. Non c'è correlazione, quindi persone dicono: ma tutto questo, ad esempio, una persona potrebbe morire in, come dire, non è detto che uno muoia per forza in un tempo lungo, una persona potrebbe morire improvvisamente. Pensate, che ne so, a un condannato alla fucilazione, o a una persona che gli sparano, o anche una persona che muore sul colpo in un incidente. Per il tempo lineare, diciamo così, della vita, la persona muore in uno schiocco di dita, o come direbbe Giorgio Cameli, in un battito di ciglia, perché ti sparano un colpo in testa, come dire, un secondo prima eri vivo, un secondo dopo sei morto. Fai un incidente, un frontale, diciamo che c'è morto sul colpo, è un secondo prima, 2 secondi prima era vivo, 2 secondi dopo è morto. E quindi uno potrebbe dire: ma se tutto questo avviene in un battito di ciglia, com'è che tutti questi processi avvengono, tutti questi processi in un battito di ciglia? Perché il tempo della morte è diverso dal tempo della vita. Non c'è una correlazione, mentre il tempo della vita è un tempo sequenziale, il tempo della morte funziona in modo diverso, quindi non possiamo neanche comprenderlo. Quello che per, diciamo, i sogni, ad esempio, possono sembrare lunghissimi, perché una persona nel sogno può fare anche dei sogni dove fa tante cose, dove ha veramente un sacco di cose, ma magari nel tempo lineare, misurato all'esterno, se uno, come dice Giorgio Cameli, misurasse, che ne so, l'elettroencefalogramma per vedere il tempo del sogno, magari il sogno dura pochi secondi, pochi istanti, ma per, diciamo, la persona che sogna, invece, può essere un tempo lunghissimo, può essere veramente un tempo lunghissimo. Quindi non c'è correlazione, si entra in una dimensione, la dimensione del bardo, o la dimensione del sogno anche, perché quando parliamo di dimensione del bardo, si entra in un'altra dimensione, sembra una cosa fantascientifica, no? Uno dice: ma che cos'è questa cosa strana? Ma è qualcosa che noi possiamo sperimentare tutte le notti, ogni volta che sogniamo. Cioè, ogni volta che noi entriamo nel sogno, entriamo in una dimensione nuova. Quindi non c'è più correlazione. La depressione, l'ansietà non sa che le emozioni non hanno tempo né valenza, non lo dice nessuno, nemmeno i colleghi medici, invece è un concetto basilare. Sì, purtroppo il concetto di tempo è un concetto soltanto legato allo stato di coscienza. Altri stati di coscienza, come quello del sogno, ad esempio, o delle emozioni, non hanno tempo. È un qualcosa di aleatorio. Ovviamente dopo il bardo avviene una rinascita. Dopo il bardo avviene una rinascita e la rinascita è qualcosa, diciamo, che viene vissuto al contrario, no? La rinascita dipende da che cosa? Il tipo di rinascita da cosa dipende? Beh, il tipo di rinascita dipende da, come dire, dal karma, soprattutto dal karma. Il karma che non è una media, diciamo, tra le cose buone e le cose cattive.
è la nostra mente, lo stato mentale in cui si muore e lo stato mentale che viviamo nel sogno, quindi nel bardo, fa emergere un seme karmico che genera la rinascita. La rinascita come avviene? Beh, secondo la tradizione buddista, in modo metaforico, diciamo, l'essere nel bardo, cioè l'essere nel sogno, sente un'attrazione fortissima verso un reame di esistenza. Ricordiamoci che nel buddismo sono sei reami di esistenza: reame umano, animale, delle divinità, degli dei semidei. Poi abbiamo degli spiriti famelici e degli inferni, insomma. A seconda del seme karmico che emerge, si ha una nuova rinascita, cioè l'essere del bardo muore, l'essere del sogno muore e rinasce una persona. Ed è quello che avviene nel momento del risveglio, cioè la rinascita è la stessa cosa che avviene nel momento del risveglio. Quindi l'addormentamento rappresenta la morte. Il sogno rappresenta il bardo, il risveglio rappresenta la rinascita. E avviene una morte, perché l'essere del bardo, oh, pizza savonarola, grazie. Grazie a te. L'essere del bardo, l'essere del bardo ha una caratteristica fondamentale, che deve morire per rinascere. Ma questo avviene anche attraverso il sogno, eh? Se voi ci pensate, se voi fate un sogno e sognate qualche cosa, sognate di essere qualcuno, al risveglio l'essere del sogno muore, cioè voi non siete più quello che sognavate, ma potremmo dire che muore, finisce l'essere del sogno e avviene il risveglio. E così avviene nella rinascita. Muore l'essere del bardo, che resta intrappolato, diciamo così, nell'ovulo e nello spermatozoo, quindi l'anima resta intrappolata in un ovulo e uno spermatozoo in una rinascita umana e praticamente si assume un corpo. Quindi si rimanifesta una vita e durante la rinascita vengono tutte le fasi inverse. Prima c'è una chiara luce, poi c'è la visione nera, poi c'è la visione rossa, poi c'è la visione bianca. Poi iniziano a formarsi gli elementi, inizia a formarsi l'elemento spazio, inizia a formarsi l'elemento aria, l'elemento fuoco, l'elemento acqua e per finire l'elemento terra. Cioè acquisiamo i sensi, il gusto, l'olfatto, il tatto, l'udito e per finire l'ultimo senso, la vista. Infatti i medici sanno benissimo che il bambino per ultimo vede. Ah, grazie, grazie, Giorgio. Quindi questo è interessante. Questo è interessante. Ok. Questo è veramente interessante. Non so se è stato abbastanza chiaro. Il karma in tutto questo è fondamentale, perché il karma determina, diciamo, il karma, che però non il karma in sé, perché noi possiamo guidare il karma, è il nostro stato mentale che determina come avvengono tutte queste cose. Diciamo, il periodo, della rinascita, normalmente viene valutato come tempo esterno in 49 giorni. Quindi normalmente, a meno di persone che bla 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 hanno caratteristiche particolari, quando una persona muore, secondo tempo esterno, in 49 giorni avviene una rinascita. Quindi 49 giorni più o meno, al più 49 giorni. Poi le persone iniziate potrebbero non rinascere, potrebbero rinascere nelle terre pure, prima di avere una rinascita grossolana. Ci sono diverse modalità, però diciamo in persone normali, tra virgolette, sviluppano una rinascita in 49 giorni. Quindi se qualcuno ha perso qualche caro, dopo 49 giorni, 49 giorni misurati col tempo, diciamo, umano, no? Per il tempo poi del morente,
è un altro discorso come vengono percepiti, perché dicevamo ci può essere una dislocazione sul filmato di thriller, esatto. E magari non hanno una rinascita umana. Sì, con la parte energetica del defunto è possibile. E infatti ci sono diverse pratiche spirituali, anche nel buddismo, quello che dice la Faga, che consentono una connessione mentale con la coscienza dell'essere del bardo e permettono di indirizzarlo a una rinascita migliorativa. Una delle migliori rinascite è quella nelle terre pure. La rinascita nelle terre pure qual è? La rinascita nelle terre pure, una terra pura è una terra dove ci sono tutti esseri illuminati. Quindi questo è un po' il concetto, diciamo, è molto interessante anche il concetto di tempo, perché il tempo dell'orologio è un tempo che non ha senso. Esiste, diciamo, comunque una relazione tra il tempo convenzionale e il tempo karmico. Il tempo karmico, diciamo, ha una concezione completamente diversa ed è legato al ritmo del respiro. Ad esempio, in un giorno e in una notte, in 24 ore, si dice che si respira circa 21.600 volte in modo alternato, ogni 2 ore con una narice e poi con l'altra. Quindi, più o meno, diciamo, ogni respiro dura circa 4 secondi. Più o meno mediamente, e quindi si possono utilizzando, diciamo, nella scuola tibetana, nella tradizione del buddismo tibetano, si sono fatti come dire, dei raffronti tra il tempo della vita, il tempo della morte, legato, insomma, sono concetti comunque interessanti, ma prevalentemente poi a carattere simbolico. Comunque molto importante l'utilizzo consapevole del tempo nella vita e l'utilizzo del tempo nella morte per tutte queste fasi che si avvicendano. Anche il tempo della vita comunque contiene un'infinità dei momenti nei quali qualcosa finisce e ne inizia un altro. Quindi anche nella nostra vita noi iniziamo e finiamo delle cose, no? Quindi è il tempo anche lineare e vari in modo diverso. Ad esempio, quando siamo dal dentista, visto che vedo Giorgio Camelli che ci trapana, abbiamo una percezione del tempo molto più lenta rispetto a quando siamo in una situazione piacevole. Più la situazione è piacevole, più il tempo passa velocemente, fondamentalmente. Secondo poi la tradizione tibetana, ad esempio, anche il tempo notturno funziona in modo diverso rispetto al tempo diurno. E secondo la tradizione tibetana, noi comprendiamo il giorno e la notte perché abbiamo dentro di noi le due energie, abbiamo dentro di noi il sole e la luna. E il fatto che la vita è duale, come direbbe Roxy Rosa, la vita è duale, cioè noi percepiamo il bene e il male. Questo avviene perché a livello energetico abbiamo due tipi di energie. Abbiamo l'energia maschile e l'energia femminile, abbiamo il sole e la luna. E quindi percepiamo una vita duale perché siamo fatti in questo modo. Quindi percepiamo il maschile, il femminile, il sole, la luna, il giorno, la notte. E abbiamo due canali energetici, quelli del sole e della luna, l'energia maschile del sole e l'energia femminile della luna. E attraverso questi due canali energetici noi ci rapportiamo col mondo e iniziamo a vivere le emozioni. E queste emozioni quali sono? Sono le emozioni di avversione o di attaccamento che diciamo è l'energia legata al canale destro e le pulsioni collegate diciamo alle altre emozioni il canale sinistro. Quindi abbiamo lo yin e lo yang, diciamo, quindi questo è proprio un discorso intrinseco dentro l'essere umano. La misurazione del tempo può avvenire perché ogni essere umano ha una relazione interna con un proprio tempo,
E questa misurazione viene fatta tramite questi due canali, che sono il canale dell'energia maschile e dell'energia femminile, quindi l'alba al tramonto, la notte e il giorno. Ovviamente nella nostra tradizione ci siamo un po' staccati dai ritmi naturali, no? Non seguiamo più i ritmi naturali. Ci sono persone che lavorano di notte, che insomma, quindi. Questo è un po' fondamentale. Bene, questo è un po' quello che riguarda questo. Poi ci sono altre cose interessanti.